CS di Umberti della Filchtem CGIL parla di oltre 120 lavoratrici in cassa integrazione. Nei giorni scorsi, si legge nel comunicato della CGIL, il sindaco di Umberti, De Marco Locchi, si è recato in visita presso lo stabilimento CES di Verna, azienda che opera nel settore tessile, specializzata nella produzione di jeans. In occasione della visita, il primo cittadino, si legge nella nota, la stampa locale ha riportato la notizia evidenziando la grande attività dell'azienda, con oltre 500 persone occupate direttamente ed indirettamente, e il suo ruolo di leader nel mercato. Come Filchtem CGIL siamo però costretti a segnalare che proprio nelle stesse ore in cui il sindaco Locchi visitava lo stabilimento, la organizzazione era impegnata nella firma della cassa integrazione in deroga per le aziende Tecnosistemi e Vapor 92, entrambi facenti parte del gruppo CS. Questo ultimo provvedimento, che arriva dopo anni di ammortizzatori sociali, coinvolge in tutto 120-130 lavoratrici e lavoratori, ma quasi esclusivamente donne. Ci sembra giusto, commenta Massimo Notari della segreteria Filchtem CGIL di Perugia, chiarire qual è il reale stato della situazione anche nel gruppo CS, prima di tutto per rispetto delle lavoratrici che si trovano in una condizione di forte sofferenza e che, con molta probabilità, anche se noi faremmo di tutto per evitarlo, prosegue la nota della CGIL, alla scadenza di quest'ultima tranche di cassa integrazione si potrebbero ritrovare in mobilità. Il tutto in un territorio fortemente colpito da una crisi senza precedenti.